Ciao ragazzi, ben ritrovati sul canale. Finalmente abbiamo avuto tutte le auto leggendarie che hanno fatto la loro comparsa almeno una volta all'interno del salone dedicato a loro. Ho trovato un articolo su GT Planet e vorrei portarlo qui con voi per vedere quando possiamo aspettarci l'uscita delle prossime. Prima di andare nel dettaglio e vedere quando usciranno queste auto, se siete nuovi, benvenuti sul canale. Io sono Poison e mi sto divertendo da qualche settimana ormai a portare contenuti sul Gran Turismo 7. Se questo gioco vi appassiona, iscrivetevi al canale e lasciate un mi piace al video. Ho iniziato questo video con lo sfondo che vedete ovviamente alle mie spalle, con una foto abbastanza indicativa. Purtroppo me la sono persa nei primi giorni di uscita del gioco perché non avevo i crediti a sufficienza. Credo che ormai per tutti sia abbastanza semplice fare crediti. Ho portato diversi video, diverse guide che vi possono aiutare sia a Tokyo che in Sardegna, alle Mans, con la Tomahawk, ma non soltanto con quella. Quindi andate a cercarli sul canale. Come vedete, quella che mi aspetto maggiormente, questa Alfa 155, quella del campionato DTM del 93. Manca poco prima che esca nuovamente, quindi sono molto contento. Finalmente ho dei crediti da parte e potrò comprarmene. Andiamo però, come promesso, a vedere tutte le altre auto in uscita, o per meglio dire in riuscita. Le date sono approssimative, seguendo quello che è successo in passato. Sembra che riescano con la stessa frequenza e con lo stesso ordine. Quindi, stando a cosa è successo in questo mese e mezzo, questo che vedremo adesso insieme dovrebbe essere l'ordine futuro. E finalmente ci siamo. Come vedete, queste sono le auto che sono al momento presenti o passate da poco, guardando la data di next available, quindi la prossima data disponibile. E come specificato, tra parentesi, è approssimata questa data. Quindi, se qualcosa del genere non dovesse funzionare come espresso in questo schemino, non prendetevela con nessuno perché è semplicemente il lavoro di un ragazzo fatto su GT Planet. Scorrerò pian piano questa lista, così potete vedere quando uscirà la prossima auto che vi aspettate. Molte di queste le ho saltate perché secondo me hanno comunque un prezzo eccessivo e non ho intenzione di spendere i pochi crediti che ho al momento, anche se sono parecchi, però pochi in previsione, per delle auto che userò veramente poco. Questa è la lista, e oggi è il 9 maggio, quindi l'Aston Martin è disponibile, la DB5, ma da domani tornano due, dovrebbe essere così. Tornano l'Alfa Giulia TZ2 e la Nissan Fairlady del 69, quindi ovviamente due auto super storiche. Dopo 2 giorni dovrebbe uscire la Supra GT500. Questa onestamente me la son persa e vorrei prenderla. Ma il giorno successivo, il 13 maggio, data che dovreste mettervi tutti sul calendario, esce finalmente la 155, questa Alfa che gareggiava nel campionato DTM, e non credo di dover aggiungere nient'altro. Questa, come vedete qui alle mie spalle, è la lista delle auto che riusciranno, questo è un dato di fatto, ma la cosa importante è che questo dovrebbe essere l'ordine e quelle date dovrebbero essere anche molto attendibili, perché se seguono lo schema come è fatto fino ad oggi, perché sono ripartite con lo stesso schemino, più o meno dovremmo essere qui. A meno che adesso la Polyphony si accorga del fatto che sappiamo tutto, si incazzano nuovamente e mischiano le carte. Non so quali sono le vostre auto, comunque qui ovviamente scorrendo ci sono tutte, fino alla quelle in grassetto sono quelle al momento, credo, presenti, sì. Quindi, come vedete, oggi è il 9 maggio, 9 giugno, 9 luglio. Quindi, sì, diciamo che in 2 mesi e mezzo più o meno ciclano tutte. Se non faccio, sì, esattamente, se non faccio i calcoli in maniera sbagliata, in 2 mesi e mezzo girano tutte. Quindi, se perdete un'auto oggi, non disperatevi, fra 2 mesi e mezzo circa, stando al primo ciclo, dovreste riaverla. Sguardo velocemente, le auto le abbiamo già viste, queste sono quelle più recenti che sono o ancora nella lista, appunto quelle in grassetto, o passate da poco, quelle diciamo poco più in alto in lista. Ma se torniamo inizio qua sopra, queste sono le prossime che usciranno. Io ovviamente punterò la 155 e la F40 più di tutte, poi ce ne sono tantissime, ma queste due e anche la Sauber C9 che mi sono perso, ovviamente mi mancavano soldi, e la McLaren Formula 1. Queste, diciamo le 4 su tutte, ce ne sono tantissime, già quando sono qua, una ventina almeno in questa prima pagina. Onestamente, auto come quelle che ci sono in questi giorni, oltre i 20 milioni, faccio fatica a comprarle, ma non mi ricordo quali saranno i prezzi di queste, anche perché ho notato che
sono cambiati, se non sbaglio, durante la, correggetemi se dico una fesseria, durante la permanenza di un'auto nel garage del, diciamo nella, tra le auto leggendarie, ho visto i prezzi cambiare e abbassarsi. Se ho detto una fesseria, come sempre, fatemelo sapere nei commenti. E invece qual è per voi la, l'auto tra tutte queste, perché come ho detto io ne ho già scelte tre, facile, però qual è la, quella che avete perso soprattutto e quella che state mettendo soldi da parte per comprare. Il video di oggi finisce qui, come sempre rimanete sul canale iscrivendovi, lasciando un mi piace per supportare i contenuti che vi porto, e a breve arriveranno sicuramente altri, magari anche più guidati, e come promesso arriverà una sfida online con voi, quindi rimanete sul canale per non perdervi anche l'annuncio di questo piccolo torneo. Grazie ancora e ci vediamo molto presto. Ciao a tutti.